Signor Questore, è importante un presidio di sicurezza e di ascolto. Abbiamo riaperto dopo 5 anni Sanremo proprio per questo tipo di obiettivo, quindi un presidio di sicurezza per chi lavora all'interno, quindi tranquillità e serenità per chi lavora, ma anche un presidio di ascolto qualificato per chi ha bisogno, perché chiaramente attraversa delle criticità all'interno di un contesto ovviamente dove la sofferenza è notevole. Può essere anche un deterrente per le aggressioni al personale medico. È un dispositivo di questo genere, una struttura di questo genere, un riferimento specifico come questo serve soprattutto a prevenire. Io ringrazio veramente il questore di Imperia perché era un impegno che si era preso a ottobre, quando abbiamo aperto il punto di polizia, l'ospedale di Imperia appunto. E devo dire che anche qui si sentiva la mancanza di un luogo che verrà utilizzato per fare le denunce, le segnalazioni in un ambiente protetto. Pensiamo alle persone che vengono qui a seguito di lesioni dolose, quindi devono in qualche modo fare delle denunce. Ed è un presidio comunque importante perché dà anche il senso che in questi luoghi l'ordine pubblico deve essere una garanzia per tutti, in particolare per il personale. Purtroppo ci sono queste notizie odiose perché danno il senso della mancanza di civiltà. L'aggressione al nostro personale sanitario è un problema paese. C'è una legge giacente in Parlamento che deve essere votata assolutamente nel più breve tempo possibile per inasprire le pene. Dal canto nostro, appunto, non possiamo far altro che avere i servizi di vigilanza, come abbiamo le guardie giurate, e collaborare con le istituzioni come stiamo facendo oggi. Però qui c'è una mancanza di senso civico da parte di alcuni soggetti che deve essere condannato. Al termine di questo evento mi recherò a Bordighera anche per incontrare il personale ancora per poco, punto di primo intervento di Bordighera, proprio per rappresentare la mia vicinanza per quell'episodio che si è verificato qualche giorno fa. L'importanza che ha anche per l'azienda sanitaria. È importantissimo, purtroppo il fenomeno in particolare delle aggressioni agli operatori sanitari è in crescita a livello nazionale. Stiamo mettendo in atto anche in accordo con Regione Liguria tutti gli interventi normativi e organizzativi per far sì di contenere questo fenomeno, ma credo che la giornata di oggi sia veramente il punto più importante di questo passaggio, ovvero la presenza di un poliziotto fisso all'interno del presidio di Sanremo. Deve far sì che insomma, ci sia questa presenza importante delle forze dell'ordine che oltre all'azione come dire, di contenimento di questi fenomeni deve rappresentare anche, come diceva il questore, un punto di vicinanza. E voglio approfittare proprio dell'occasione per ringraziare il questore capocasa con cui in questi anni stiamo lavorando veramente in modo ottimale, dal ripristino del posto di polizia all'ospedale di Imperia, al ripristino del posto di polizia odierno, ai controlli che sono stati fatti in accordo con la Polizia di Stato sul territorio, che vogliono aiutare, ripeto, tutti i cittadini, tutte le attività e tutti coloro che si avvicinano all'azienda sanitaria o altri tipi di istituzioni, avere una risposta uniforme e in tanti momenti un aiuto rispetto a una repressione.